stili di vita nelle patologie metaboliche, obesità e diabete. Andremo a parlare di un argomento importante che riguarda tanta parte della nostra popolazione, proprio perché queste patologie sono molto molto diffuse. Ne parliamo con uno specialista in endocrinologia, ovviamente, presidente dell'associazione Fitness Metabolica, il professor Stefano Balducci. Professore, benvenuto. Grazie dell'invito. Grazie a lei di averlo accettato, professore. Allora, abbiamo detto, cominciamo dall'inizio, stili di vita, già diciamo una cosa che dice più di una cosa. Sì, lo stile di vita comprende tante cose, ma fondamentalmente è l'unione di una corretta alimentazione e un corretto, una sufficiente attività fisica. Esatto, che sono due lati, diciamo, della stessa medaglia, perché sono due parametri che si muovono proprio insieme. Si muovono insieme, sono imprescindibili, una non solo non esclude l'altro, ma si integrano ed è indispensabile. Esatto. E affrontarli entrambi. Esatto, soprattutto se ci troviamo di fronte, come detto, a due delle patologie metaboliche più comuni, che sono l'obesità e un po' a seguito il diabete. Sì, obesità e diabete, soprattutto il diabete di tipo 2, camminano a braccetto, quindi la stragrande maggioranza dei diabetici di tipo 2 è sovrappeso o addirittura obeso. E è chiaro che uno stile di vita non sufficientemente corretto favorisce sia l'insorgenza del diabete che l'insorgenza del sovrappeso prima e dell'obesità poi. Ora, una delle cose che più si raccomandano per questo è il cambio in uno stile di vita, che è cosa difficilissima in realtà da attuare poi realmente. È difficile ma non impossibile. Perché nulla è impossibile. Esatto. Il nostro studio è pubblicato su una prestigiosa rivista, JAMA, una rivista dei medici americani. Abbiamo dimostrato in uno studio durato 3 anni in pazienti diabetici di tipo 2, è uno studio randomizzato, quindi un gruppo faceva un intervento di counseling una volta l'anno per 3 anni e l'altro gruppo era il gruppo di controllo. Abbiamo dimostrato che 3 anni è un periodo abbastanza lungo per un intervento sul cambio di stile di vita. Abbiamo dimostrato che si può cambiare lo stile di vita delle persone, è però necessario investire su questo e il counseling, che mi preme precisare, non è una psicoterapia, è un far acquisire le competenze alla persona e chiaramente va però ripetuto nel tempo. È una terapia e quindi tutte le terapie vanno non sospese, non abbandonate, ma continuate. E quali sono le principali resistenze, se ne avete notate, che fanno sì che una persona non incida molto sul suo cambio di stile di vita o proprio in un qualche modo sia all'ostacolo di se stesso? Ma fondamentalmente sono i due gruppi, le intrinseche e le estrinseche. Quindi le intrinseche sono dentro di noi. Non ce la faccio, sono sovrappeso, non ho tempo, eccetera, eccetera. Le estrinseche, appunto, la possibilità di farlo con facilità. Quindi non ho la possibilità di dove andare a camminare, dove posso correre, dove posso andare in bicicletta, dove posso trovare un personale, del personale qualificato che mi costruisce un cambio di stile di vita, quindi con un aspetto qualitativo e quantitativo sia dell'alimentazione sia dell'attività fisica. Ed è davvero così difficile trovare qualcuno che sia capace di costruirci un nuovo stile di vita e ci aiuti ovviamente a metterlo in pratica? Ma noi con l'associazione Fitness Metabolica questo facciamo ormai da più di 20 anni, cioè formiamo quelli che noi abbiamo chiamato operatori di fitness metabolica, cioè sono dei laureati in scienze motorie che hanno in più il bagaglio culturale per poter seguire questa classe di persone pazienti, cioè gli obesi e i diabetici. E nella sua esperienza in questo, nel futuro possiamo vedere queste come manovre proprio di contrasto anche a livello preventivo? Assolutamente sì. Ormai studi datati hanno dimostrato che si può prevenire il diabete in più del 50% dei casi con il cambio di stile di vita.
e studi hanno ancora dimostrato che l'attività che tu hai fatto 10 anni fa, 20 anni fa, ancora è vantaggiosa rispetto a chi non ha fatto nulla. Quindi è un vantaggio, una memoria metabolica che noi acquisiamo e manteniamo nel tempo. Ora, una cosa che noto, lei non ha mai citato, ma che sappiamo esiste, sono dei nuovi farmaci antidiabete che poi hanno effetto anche sul peso. Sì, sono una nuova classe di farmaci, relativamente nuova, ormai sono per il diabete circa una decina di anni, per l'obesità un po' meno. Sono tasse di farmaci che si chiamano incretine, sono dei farmaci che praticamente, oltre a controllare la glicemia e quindi il diabete, fanno dimagrire perché riducono l'appetito, e quindi sono stati molto utilizzati anche da persone non diabetiche, sì, obese, in sovrappeso, spesso anche a dismisura. Abbiamo letto anche di questo. Esatto, tanto è vero che poi non si trova il farmaco per i pazienti con il diabete. Quindi sono farmaci eccezionali, ma come tutti i farmaci hanno degli effetti collaterali che sono, devo dire, abbastanza conosciuti e fortunatamente non così gravi, sono gestibili, senso di nausea, vomito, alterazioni dell'alvo, stitichezza, diarrea, però insomma sono dei fattori che con una giusta titolazione del farmaco, cioè aumentando il dosaggio o diminuendo, si riescono a contenere. Ma il problema è un altro. Davvero? Sì, il problema è un altro, è che c'è un rovescio della medaglia. Purtroppo questi farmaci fanno perdere tanto peso in breve tempo. Sappiamo che questo in genere è una modalità che non è produttiva sul lungo periodo, perché quello che velocemente fa perdere peso altrettanto velocemente mi porterà a riaverlo. Questo si dice. Ma questo, insomma, avviene in generale. Qualsiasi intervento, che sia sullo stile di vita, che sia l'alimentazione, l'attività fisica, addirittura la chirurgia bariatrica, chiaramente possono avere intanto un plateau. Cioè tu perdi peso, ma poi a un certo punto l'organismo va contro se stesso, e va contro il dimagramento e dice stop, basta, non devi dimagrire più, e quindi anche se tu conduci lo stesso stile di vita non continui a dimagrire. E come riduci l'uso del farmaco e anche non mangiando molto di più, tende a recuperare il peso, ma il problema è che quando si perde tanto peso rapidamente, fino al 40% del peso perso è massa magra, è muscolo. Ma il muscolo è quello metabolicamente attivo, quello che acchiappa lo zucchero, lo brucia, quello che acchiappa energia, il colesterolo, i trigliceridi e li utilizza. E quindi quando si riprende peso altrettanto rapidamente si tende a riprendere quasi esclusivamente grasso. E quindi questo crea un problema metabolico, una facilità di diventare diabetico, di riprendere il sovrappeso e di avere un'obesità forse peggiore di prima. Quindi ad andare poi ad incrementare tutte quelle che sono gli effetti collaterali proprio dell'obesità, uno su tutte le malattie cardiovascolari che sono... Esatto. Però noi abbiamo la possibilità di ridurre questo effetto, cioè della ripresa ciclica del peso, no? Che gli anglosassoni lo chiamano White Cycle Syndrome, no? La sindrome dello yo-yo, no? Sì. È un giochino che... E praticamente che cosa è? È un'alimentazione soprattutto ricca di proteine, dove sì, è possibile, e un'attività fisica, anche qui, ricca di non solo aerobica, il cammino, la corsa, ma lavoro di forza. Lavoro di forza che mantiene la massa magra. E quindi l'associazione di un'alimentazione iperproteica, quando è possibile, e un lavoro aerobico e di forza permettono di ridurre la perdita di massa magra e anche di guadagnare. Quindi questo è l'anello di congiunzione che può prevenire e ridurre la ripresa ciclica del peso. Sicuramente non è cosa facilissima, ma altrettanto sicuramente è cosa che vale la pena tentare, dato che le conseguenze possono essere ben più gravi, no? Allora vi rimando www.metabolicfitness.it per qualunque informazione aggiuntiva, e anche la mail del professor Balducci, s.balducci@hctdiabete.it, per avere informazioni molto sicure su quella, una vostra possibilità di risoluzione.
Professore, la ringrazio infinitamente grazie a voi del suo tempo. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori.